Sticrezzers, benvenuti in questo primissimo video vlog. Volevo ringraziarvi per i 50 iscritti. Traguardo. Spero che continuerete a seguirmi. Farò vedere i miei momenti più belli dei video. Quindi, senza indugio, ragazzi, andiamo a divertirci. A dopo, Crazers! No! No! Fare la rocchia! Puttana! E beh! Che cazzo faccio io vado appresso? In questo episodio... Devi spararmi, tesoro! No! No, lì! No! The Walking Dead. Ma quanto odio sti creeper di merda! Pagheranno il tradimento con il loro stesso sangue! Pagheranno annegando nel loro stesso sangue! Ma che cazzo di killer... No, no, guardate, non ho parole, io quanto li odio sti creeper di merda! Adesso... ho trovato un Ursil! Ciao Ursil, che ci fai sul cinghia della strada? Ti catturo! E poi Ursil in mezzo alla strada, random, vabbè. Preso! Catturato Ursil! Signore, non mi guardi male, io devo prendere Zubat! Preso, vabbè, cioè. Dopo 5 Pokéball lo vorrei vedere. 75 macchine. Lo potete far stare un po' fermo? Ah. Oh. Dell'arcobaleno. Il cuore di Topolino si riempì di rinnovata speranza. Ma la ricerca di Minnie non era ancora finita. Questa è mia! Sì! La mia seconda gemma! Ragazzi, Jenny è un zozzo, è un zozzo. Lui è un... Ciao a tutti creators e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi mi trovo su Pokémon Go e volevo ringraziarvi per ancora, lo so che già l'ho fatto 100.000 volte, ma lo ringrazio ancora per tutti gli iscritti, tutti quelli che mi hanno sostenuto fino adesso. Io voglio mostrare tutti i miei progressi e tutto quello che ho scoperto, che magari qualcuno di voi già sapete, ma lo voglio dire per chi non lo sa. Allora, cominciamo a dire che sono livello 13 e vabbè, sono il più scarso del livello 13. Ma detto questo, io voglio mostrare delle tra virgolette... Ah, fammi i miei Pokémon. Ho catturato un Clefairy, un Rhyhorn, un Krabby, un Psyduck, un Arbok, uno Slowpoke. Ho fatto evolvere un altro Zubat in Golbat. Ho un Bulbasaur che me ne manca solo uno per farlo evolvere. E che dire? Non sto messo bene, ma non sto messo manco male. Allora, quello che vi voglio mostrare, non so se lo sapete, ma i moduli esca ne traggono beneficio anche chi sta attorno, però
quello che voi non sapete è che se siete di un altro, diciamo, clan, riusciranno Pokémon con più di rado, mentre quelli dello stesso clan vi possono uscire Pokémon che ha uno e che tu non hai. E questa è una cosa che sanno in pochi. Detto questo, un altro chat, diciamo tra virgolette chat, non è un chat, è un suggerimento, non so se quanti di voi lo sanno, ma se si va in impostazioni c'è una spunta risparmio batteria. Di solito non ce l'abbiamo attivato, quindi andate ad attivarlo, così la batteria vi dura un po' di più. Detto questo, cos'altro vi voglio dire? Ah, funzionano le palestre. Non so perché, ma dove abito io ci sono solo palestre blu e sono l'unico rosso, ma mi sento solo. Comunque, non sapevo come funzionava, ma se la palestra, diciamo, è di questo sfidante, io posso attaccarlo. Se la conquisto, altri del mio stesso clan si possono aggiungere per andare ad aiutare la conquista della palestra, quindi del territorio. Se si va in negozio, che ora non funziona, in alto a destra c'è uno scudo. Una volta conquistata la palestra, cliccate su quello scudo e vi darà delle monete che vi serviranno per fare acquisti nei negozi gratis. Poi vi volevo dire, per chi non lo sapesse, quali sono le tabelle delle uova. Le tabelle delle uova, ragazzi miei, sono classificate da 2 km, da 5 e da 10. Logicamente da 5 km, cioè da 10 km sono quelli più rari. Quelle da, magari metterò una tabella a fianco, così magari potete vedere meglio. Dicevo, sono classificati da 2, da 5 e da 10. Quelli da 2 cominciano da Bulbasaur, Charmander e Squirtle, poi Caterpie, Weedle, Pidgey, Rattata, Spiro, Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Zubat, Geodude e Magikarp. E potenzialmente, tranne Spiro, no, tranne Pidgey, Weedle, Rattata e Zubat, potenzialmente potenziare gli starter o potenziare, avere un Pikachu, avere uno Spiro, che difficilmente, cioè almeno per me, farlo evolvere è un casino trovarli. Quelli da 5 invece sono molto vasti, sono diciamo la categoria più comune, più ampia, e diciamo che si trova dall'Ekans al Nidoran, ma può arrivare anche un Porygon. Quindi niente, è a fortuna. Però nella categoria da 5 in proporzione usciranno, diciamo, Pokémon comuni tra virgolette, mentre quelli da 10 ne sono pochi come quelli da 2, e sono Chansey, Scyther, Jinx, Electabuzz, Magmar, Pinsir, Lapras, Eevee, Onix, Hitmonchan, Kabuto e Omanyte. Poi ci sta Dratini, Snorlax e Aerodactyl. Queste sono, diciamo, le categorie. Se volete un consiglio, le incubatrici per le uova da 10 e da 2, e quando avete, diciamo, uno slot libero in più, quello là infinito, allora ci potete mettere quelli da 5. Però se sprecate uno slot, quello lì dell'incubatrice, che ne sono massimo 3, per uno da 5 io eviterei. Detto ciò, vi volevo mostrare
Questi sono i miei Pokémon. Li scorrerò più piano possibile. Sì, nell'uovo da 10 mi è uscito un Aerodactyl di 317. Trovate una palestra amica. Vi conviene sfidarla perché quello vi fa aumentare i PL del Pokémon che se vincete, ovviamente. La difficoltà sta nel fatto che la palestra amica devi sfidarlo con un Pokémon contro i 3 o i 2, quello che trovate nella palestra, e quindi è più difficile, diciamo, tra virgolette, conquistarla. Le squadre, ebbene, io sono stato un po' ingenuo. Per chi non ci è ancora arrivato, e spero vivamente di poter dare questo consiglio, vedete prima quali sono le palestre predominanti nella vostra zona e poi scegliete la squadra. Questo perché se ci sono tutti quanti della squadra blu come a me, io solo della squadra rossa, anche se conquisto una palestra, non vado molto avanti. Ora, se avessi scelto la squadra blu, a questo punto avrei, diciamo, dominato una di quelle tre palestre insieme a loro e quindi avrei avuto dei punti prestigio molto alti. Quindi, prima di scegliere una squadra, vedete prima intorno a voi quali sono i colori più, tra virgolette, predominanti. E niente, Grezzers, per questo video di suggerimenti più che trucchi, suggerimenti. Vi invito a lasciare mi piace se questo video vi ha lasciato un sorriso. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto perché sostenete la mia serie. E niente, Crazes, buona caccia ai Pokémon!